Devastante l'incendio divampato all'alba di oggi all'Isola Sacra, Fiumicino. Ad andare a fuoco un deposito di cosmetici di oltre 700 metri quadrati, situato in via Ampezzan. Lambite le case adiacenti, decine le famiglie evacuate dalle ore 6:30. Al lavoro oltre 15 mezzi dei vigili del fuoco, provenienti dalle caserme dell'aeroporto internazionale Ostia, Cerveteri e Nomentana. Pericolosissime le operazioni di spegnimento, che si sono protratte per oltre 6 ore, nel magazzino dove erano custodite centinaia di prodotti infiammabili. La Polizia Municipale ha chiuso il traffico via Pastobuoli e le strade adiacenti al luogo del terribile rogo. I vigili del fuoco non escludono nemmeno il collasso della struttura, pesantemente danneggiata dalle fiamme. Sul posto anche il proprietario, che alla vista della devastazione ha avuto un malore ed è stato portato via in ambulanza. Lievemente intossicato anche uno dei pompieri a causa di un colpo di calore dovuto alle altissime temperature all'interno del deposito. Tutto è ancora da stabilire le cause dell'incendio e sullo scoppio scoppiano le polemiche. Perché Fiumicino, porta di Roma, territorio tra i più vasti d'Italia con una popolazione di 72.000 abitanti, si trova senza protezione antincendio e senza una caserma dei vigili del fuoco, dice Paolo Calicchio, consigliere comunale del PD di Fiumicino. I mezzi antincendio sono dovuti intervenire da Roma perché Fiumicino non ha una caserma dei vigili del fuoco. Che fine ha fatto l'ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale per realizzare un distaccamento dei pompieri a Maccarese, aggiunge il consigliere PD. Chi ha dato le autorizzazioni per realizzare un impianto di cosmetici e profumi in pieno centro abitato? L'unica cosa certa è che, ancora una volta, a farne le spese sono stati i cittadini, costretti a respirare tonnellate di fumo tossico.